Eder McPallister. Giallo a Roma, dove nella notte tra venerdì e sabato è stato trovato un cadavere nel parco di Viale delle Gardenie, zona Centocelle. Si tratta di un uomo di etnia nordafricana e portava una parrucca da donna. A dare l'allarme un passante. La vittima presentava ferite d'arma da taglio alla gola e a un fianco. A indagare sul caso la squadra mobile. Come si legge su Roma Today, la zona dove è stato individuato il cadavere è frequentata da trans e prostitute che esercitano lungo la via Palmiro Togliatti, distante pochi metri. Solo mercoledì notte nella stessa zona una transessuale sudamericana ha raccontato di essere stata ferita alla gola da uno sconosciuto. Portata al Policlinico Casilino, si è allontanata volontariamente dopo essere stata curata. Su quell'episodio, raccontato oggi da Il Messaggero e confermato a Roma Today dalla Questura, indagano gli uomini del commissariato Casilino. Al momento però nulla fa pensare che i due fatti possano essere tra loro collegati.